Benvenuto a Cristiano Busnardo, County Head Italy per Mayan Global Investors, al quale vogliamo chiedere come sta andando il 2019. Il 2019 prosegue in linea con il nostro business plan, quindi un business plan che prevede un consolidamento sul mercato wholesale, intendendo quindi gestioni patrimoniali in fondi, fondi di fondi e unit link, un aumento della nostra presenza sul mercato retail, che adesso rappresenta circa il 10% dei nostri asset italiani, ma che vogliamo possa aumentare tendenzialmente, così come prevediamo uno sviluppo sul mercato istituzionale, quindi quello dei fondi pensioni, delle casse di previdenza e delle fondazioni bancarie. Se guardiamo in termini di raccolta i nostri flussi, questi un po' in linea con l'andamento del mercato. Siamo in raccolta positiva, il mercato, lo sappiamo, ha avuto un calo della raccolta rispetto all'analogo periodo primo trimestre 2018 in virtù appunto di una crescita che c'è stata, ma alla quale però gli investitori per vari motivi non hanno preso parte. La nostra raccolta è positiva, dicevo, soprattutto sui prodotti equity, penso quindi a uno US equity sistematico, ad un global emerging markets equity, ad un prodotto settoriale chiamato gold and silver. È positiva la raccolta anche sui prodotti obbligazionari, anche qui con strategie interessanti, penso ad un absolute return globale, ad un debito sui mercati emergenti, così come questo unicamente per istituzionale, un prodotto che investe sui contingent financial nell'ambito finanziario.